Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, torniamo a parlare con Marco Apicella, stavolta della sua esperienza di pilota e tester della DOM, che sarebbe dovuta entrare in Formula 1 nel 1997 o 1998. Bentornato Marco su Motorphone TV innanzitutto. Grazie ancora Ermanno e un saluto ancora a tutti. Per prima cosa, come è avvenuto il contatto con la DOM in Giappone ai tempi in cui correvi nella Formula 3000 nipponica? Ricordiamo che nel 1994 avevi vinto quel campionato, che era molto importante anche a livello internazionale. Allora, nel 1989, quando correvo con la Formula 3000 internazionale per il Team First, l'ultima gara del campionato giapponese nel Team Le Mans, una delle due vetture rimase vuota perché Emanuele Pirro, che era il pilota appunto dell'auto, fu chiamato a correre in Formula 1 per la Benetton, se non ricordo male. E quindi venni contattato per amicizie che erano dal team manager della squadra per andare a effettuare l'ultima gara a Suzuka. Nell'89 appunto finì subito quarto alla fine di questa gara e probabilmente fece una bella figura perché tutti gli anni ricevevo delle richieste per tornare a correre in Giappone per fare la stagione, sia da questo team ma anche da quest'altro team che era la DOM. Io però rimasi lo stesso in Europa per altri 2 anni, prima ancora un altro anno con la First, poi col Positive World Racing, fino a che alla fine del 91 accettai di andare in Giappone, di fare la stagione appunto con la DOM, che era una casa costruttrice che produceva il suo telaio. Quindi diciamo fino al titolo poi nel 1994 che appunto vinci nella Formula 3000 giapponese, ricordiamo, sempre con la DOM. Esatto, la DOM era una realtà grandissima in Giappone, potremmo paregonarla a una Dallara, dove il suo proprietario, Minoru Hayashi, non era un tecnico, ma lui era, diciamo, il cuore dell'azienda, aveva una passione enorme. Ci sono macchine create che sono sconosciute alla gente. Ho qui un libro che mi ha mandato appunto Minoru, non so se riesco a guardarlo, sarebbe bellissimo farvi vedere le vetture che lui ha costruito negli anni, perché è incredibile. Ma nessuno è a conoscenza di questa casa, pochissimi sono a conoscenza di questa casa. Un po' la storia della DOM in quel libro. Sì, ci sono delle macchine che anch'io non conoscevo, nonostante ho corso con lui 3 anni, sono rimasto bocca aperta. Lui aveva un'azienda enorme, una delle prime ad avere un wind tunnel in Giappone. La sua vettura era una vettura molto bella, molto buona, disegnata dall'ingegner Oku, con cui abbiamo iniziato lo sviluppo nel 92, il primo anno, e siamo riusciti a vincere il campionato nel 94, battendo le altre case automobilistiche che erano molto più rinomate, avevano molto più esperienza negli anni. Ma per gli appassionati di storia della DOM in particolare, questo libro è anche in edizione italiana? Che edizione è il libro che hai mostrato? Allora, qui è un'edizione solo in giapponese. Sinceramente non te lo so dire, infatti qua ci sono solo, io riesco, veramente, anche sono stato in Giappone tanti anni, e mastico un po' di giapponese, ma non riesco a leggerlo. Quindi ci sarebbero tante cose da sapere, da leggere, ma purtroppo no. Non te lo so dire, sinceramente, però non so neanche come riuscirlo a spiegare. Dal 75 al 2015, praticamente, questo è il retro di questo libro enorme. Certo. Diciamo che ci saranno tante belle immagini della Dom. Bellissimi, non so, sì, veramente, veramente. Se c'è la possibilità, lo consiglio di trovarlo, non saprei dirlo. Sì, di trovare. Poi perché nel 1995, dopo aver conquistato appunto il titolo nella Formula 3000 nipponica, lasci la Dom e sali su una Reynard? Purtroppo non fui io a lasciare la DOM, non fu neanche la DOM a lasciarmi. Purtroppo avvenne un grossissimo terremoto nel febbraio del 95,
che distrusse praticamente tutto. Distrusse la Dunlop, che era il main sponsor della Dom, e purtroppo la Dom fu costretta a non correre quell'anno lì. Quindi io dovetti in febbraio trovare fortunatamente un'altra squadra, che era la Veitsiegen, con telaio Reinhard. Purtroppo aveva dei pneumatici che non erano le Dunlop con cui avevo sviluppato per 3 anni, e quindi era un team dove non riuscì a ottenere più dei risultati. Nel 1996 vieni nominato test driver ufficiale della Dom, che ritorna un po' sulla scena, diciamo, che progetta di entrare in Formula 1. Come si arrivò a stipulare questo accordo? Ma come dicevo prima, avendo corso 3 anni per loro, era diventata una famiglia. E c'era rispetto da entrambe le parti, quindi quando ci fu la possibilità di dare una macchina, il signor Minoru mi chiamò e mi disse che c'era questa possibilità. E quindi ero in Giappone, che correva ancora col 3000, non con la sua macchina, e quindi fu abbastanza semplice. È nata questa nuova opportunità, diciamo. Che ricordi hai della factory della Dom in Giappone, che se non erro era a Maibara, nella prefettura di Shiga? Si era ingrandita poi per il progetto Formula 1? No, era rimasta, diciamo, in quel momento lì era un progetto ancora a livello embrionale, quindi non c'erano ancora stati degli sviluppi grossi. Era stata prodotta una macchina dove si producevano le Formula 3000. L'azienda, ripeto, era un'azienda avanti, tecnologica. Ripeto, aveva un wind tunnel come aveva l'ingegnere dall'ARA qui in Italia. Parliamo degli anni 90, inizio anni 90, fine anni 80, quindi dove tante altre case automobilistiche usufruivano di questa invenzione praticamente che aveva fatto Minoru. No, non ci fu altro che una costruzione di questa macchina assemblata con motore Mugen, perché l'altro personaggio molto coinvolto era Hiroshi Honda, il figlio di Honda, che forniva il motore. Come era lavorare con i giapponesi della Dom, che puntavano appunto al debutto in Formula 1, che già conoscevi bene? Sì, conoscevo tutti, naturalmente, ripeto, era lo stesso team con cui avevo vinto il campionato un paio di anni prima. E c'era appunto un ritorno a riprovare a creare un'altra vettura che potesse competere in Formula 1 a livello buono, perché comunque c'era della gente interessata a far sì che questa azienda, essendo giapponese in quel momento lì, non c'erano aziende giapponesi, sono quelle dei motori, quindi costruttrici di telai, che andasse in Formula 1. Quindi c'era molto interesse, purtroppo anche lì, per motivi a me non conosciuti, non andò poi avanti. Che monoposto era la Dom F105 per la Formula 1? Quali erano i punti di forza e i punti deboli del progetto? Se non erro, tra l'altro, disponeva della trasmissione del sistema idraulico della Minardi. Sì, c'era una... Diciamo che dentro la Dom c'era questa persona che si chiama Sasaki, che fu una grossa impronta per me nella mia carriera nella Formula 3000 con la Dom. Lui lavorò tanti anni in Minardi prima di venire di tornare in Giappone, e quindi collaborava ancora col team di Faenza, e quindi ci fu questo come dire, questo pezzo montato dove era stato già sviluppato qua a Minardi. E quali erano un po' i punti di forza e i punti deboli del progetto, avendo guidato appunto questa monoposto in vari test? Allora, punti di forza è sicuramente il motore, il Mugen 10 cilindri era un gran bel motore, che venne anche usato poi in altri team di Formula 1. La macchina era una macchina che andava sviluppata, quindi in quel momento lì era l'inizio. I pneumatici non erano i pneumatici giapponesi, perché in quel momento lì c'era il monomarca in Formula 1, c'era Goodyear, mi sembra, quindi noi usavamo quelle gomme lì.
chiaramente non siamo riusciti a sviluppare più di tanto la vettura, perché dopo qualche test ci siamo dovuti fermare. Quindi la macchina poteva dare delle soddisfazioni, secondo me, come tutte le cose con cui ci si riesce a lavorare per un po' di tempo. Come erano i rapporti con gli altri test driver, Shinji Nakano e Naoki Hattori? Avevate modo di confrontarvi tra piloti? Sì, beh, con Naoki, anche lui è pilota di Formula 3000 per tanti anni, pilota veloce, ci conoscevamo bene. Con Shinji invece era un ragazzo molto più giovane, quindi non c'era tanta confidenza. Però comunque riuscivamo un pochettino a cercare di trovare delle soluzioni che potessero andare bene tutte e tre, però non c'era rivalità. In quel momento lì, quando si fanno degli sviluppi, sinceramente non si cercano delle cose che vanno a scapito di migliorare la vettura. Si lavorava tutti nella stessa direzione, possiamo dire, immagino. Poi, chiaramente uno cerca di fare un po' meglio dell'altro, perché deve fare sempre meglio, però non era quello il punto, in quel momento lì non era necessario più di tanto. È vero che il debutto in Formula 1 saltò anche perché sorsero dei problemi con il motorista Mugen, che avrebbe dovuto appunto fornire i motori? Sì, anche quello fu un problema sicuramente grosso, perché Hiroshi, appunto, che forniva i motori, ebbe qualche problemino con il fisco giapponese, e credo che lì abbia stato un blocco, soprattutto per quel motivo lì. Non ha aiutato, diciamo, questa vicenda. Veramente no. Ricordi se c'erano uno o più sponsor in particolare a sostenere il progetto Don Formula 1, o sponsor interessati, magari? No, non me lo ricordo sinceramente. C'erano tante aziende giapponesi negli anni precedenti nella Formula 3000 che ebbero tanta visibilità, e penso che sicuramente quelle siano state, aspettavano magari di avere una visione più completa di quello che sarebbe successo. Era un po' un lavoro in divenire, diciamo, qualcosa che doveva ancora vedere come si sviluppava. Sai dirmi all'incirca quante persone lavoravano alla DOM in quel periodo? Quanto personale c'era? Mi fai una domanda un po' difficilotta in questo momento, non sono sicuro, ma io penso un centinaio c'erano. Cosa ricordi della prima presentazione della DOM Formula 1 a Tokyo, allo Spiral Building, se non erro, nel marzo del 1996? Fu, come tutte le presentazioni, un bello show per far vedere appunto questo progetto, e ci fu, come dicevo prima, una reazione importante in Giappone, appunto perché non era un costruttore di motore, ma era un costruttore di telaio che si affacciava appunto in questo mondo. Tra l'altro era appunto motore e telaio giapponese. Ma il management della squadra era tutto giapponese? Abbiamo citato prima Tadashi Sasaki, che proveniva appunto dalla Minardi. Sì, era tutto giapponese, sì. Nel momento lì, all'inizio, era tutto giapponese. E come era lavorare con l'ingegner Oku, del quale abbiamo già brevemente parlato, che progettò appunto la test car della DOM per la Formula 1? Oku progettò quasi tutte le vetture, anche precedenti, il Formula 3000, la macchina con cui io vinsi e iniziai a correre per loro, erano fatte da questo ingegnere, Oku, che adesso è il CEO di una delle più grosse aziende produttrici di carbonio al mondo, perché la DOM, nella stessa attività, aveva iniziato a produrre carbonio ai quei tempi lì. E questa azienda poi dopo fu forse la più importante di tutto il gruppo DOM, tuttora è forse la più grande costruttrice di carbonio al mondo, e lui è diventato il CEO, come dicevo prima. L'ingegnere era un ingegnere giovane, però molto molto bravo. Infatti mi ricordo che gli dava soddisfazioni, perché tutte le volte che uno chiedevo dei cambiamenti alla vettura, non parlo di cambiare le molle in pista, ma cambiare l'ala della vettura, per dire, perché avevo bisogno, secondo me, di avere più carico,
lui ascoltava e ci provava, quindi dava la possibilità poi di crescere, e questo è stato un aiuto enorme per poter poi portare la vettura alla vittoria. È vero che la DOM avrebbe voluto allestire una base in Europa per svolgere più test, perché l'idea è rimasta solo sulla carta? Sì, sicuramente avrebbe voluto poi spostarsi in Europa come hanno fatto a tante altre squadre, anche perché come sempre il fulcro è qua, tutti i circuiti sono qua. Non andò avanti, appunto, come dicevo prima, proprio è morta molto precoce questo sogno dell'ingegnere. Per quanto tempo sei rimasto coinvolto nel progetto DOM Formula 1? È stato tutto l'anno del 1996, tutto quell'anno lì, fino a quando poi decisi di chiudere il progetto. Uh-huh. E ricordi su quali circuiti provavate appunto la vettura? Allora, mi ricordo il primo test a Suzuka, poi andammo a Tokachi, che è un circuito nel nord del Giappone, e poi anche a Mine, che è un circuito molto piccolino invece nel sud del Giappone. Sì, girammo un pochettino, non andammo nei circuiti dove correva la Formula 1, anche a Suzuka, quando provai a Suzuka, però era sempre nel corto di Suzuka, mai nel circuito lungo. Non so se c'erano delle limitazioni, non mi ricordo. A quei tempi sui test da fare, però. Dopo il Gran Premio del Giappone di Formula 1 del 1996, però, Naoki Hattori, so che effettua un test a Suzuka, evidentemente quello lungo in questo caso, che può essere una sorta di prova comparativa con le Formula 1 del periodo, risultando però 7 secondi più lento della pole position di Jacques Villeneuve su Williams. Come reagirono in Giappone a questa notizia? Allora, io non sono sicuro di questa notizia, perché le Formula 3000 che correvamo in Giappone con le gomme da qualifica che noi usavamo partivano dentro lo schieramento della Formula 1, erano velocissime. Quindi la macchina di Formula 1 mi sembra strano che fosse così lenta in confronto a un'altra macchina. Mi sembra che non ci sia una relazione giusta, corretta, insomma, in questi tempi. Sicuramente non era una macchina che ti permetteva di partire immediatamente a metà classifica, ma neanche così lontano, secondo me, perché comunque era una macchina, anche se aveva fatto poco sviluppo, che i tempi, io mi ricordo, facevano dei tempi che erano già discreti. Avrebbe potuto dire la sua, in un certo senso, ecco. Avrebbe potuto, sì, potrebbe, avrebbe potuto fare qualcosa di bene, soprattutto per il livello tecnico che c'era dietro alla macchina. Ritieni che se la DOM fosse entrata in Formula 1, tu avresti potuto avere un ruolo in squadra, magari tornare nel Circus? Dai, queste sono tutte domande che mi sono ritrovato tante volte in queste situazioni, di essere sempre lì vicino e non riuscire mai a arrivarci, se non quella volta con la Jordan, quindi è difficile. Sicuramente, ripeto, in casa DOM ero portato bene, considerato bene, poi da lì a dire vado a correre in Formula 1 ci sono tante cose prima da mettere insieme. Che ricordo hai di Minoru Hayashi, il fondatore della DOM, che significa tra l'altro sogno di bambino? Sì, infatti era proprio il suo spirito, i suoi sogni. Lui sognava sempre di creare qualche cosa, e non sono solo macchine da corsa che lui ha creato, sono molto di più macchine stradali, macchine prototipo, macchine incredibili, e lui aveva questi sogni, molti di quelli venivano fuori dalla sua mente, poi lui non li disegnava, non li progettava, però dava dei grossi input agli ingegneri. Era una persona squisita, e tanti anni che non lo vedo più, so che è ancora lì, che lavora in azienda, anche se l'ha ceduta, però è sempre attento a cercare di seguire i suoi sogni ancora. Possiamo dire che ne ha realizzati diversi di questi sogni? Ne ha realizzati tanti, tanti. Sono tante macchine costruite, ripeto, anche se poi sinceramente non ha mai riuscito a esplodere con l'azienda a livello mondiale.
ma sicuramente in Giappone erano delle macchine conosciute. Per concludere, perché secondo te il progetto Dawn Formula 1 non andò in porto, sia Renault dopo poco tempo, diciamo? Il motivo è quello lì, probabilmente ci sono stati degli intoppi a livello economico, perché Minoru sicuramente era una persona facoltosa, ma accollarsi tutte le spese di creare un team di Formula 1 non era fattibile, quindi aveva bisogno di tanti altri tasselli. Ripeto, anche il discorso del motore creò degli stop importanti, insomma, quindi dopo da lì non ci fu nessun'altra prova. Allora, grazie ancora Marco per la disponibilità e alla prossima. Va bene, grazie mille, saluto tu. Ciao, arrivederci.